Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Yeah! Oggi parliamo di una serie Netflix del 2024, serie che nei mesi scorsi ha ottenuto un enorme successo, nonostante tocchi delle corde non proprio leggerissime. Anzi, secondo me il successo di questo prodotto è dovuto proprio alla pesantezza dei suoi argomenti e alla serietà di approccio tematico e realizzativo con cui sono stati portati in scena. Approccio iperrealistico dovuto probabilmente al fatto che la serie è ispirata ad una storia vera, la storia vera del creatore di questa serie, cioè Richard Gadd. Il titolo della serie è Baby Reindeer, scritta, ideata e interpretata appunto da Richard Gadd e da una sorprendente Jessica Gunning. Baby Reindeer, nel frenetico passaparola che si è scatenato durante la sua prima settimana di programmazione su Netflix, è stata, secondo me, erroneamente descritta come una serie sullo stalking. Diciamo che è vero in parte. Le tematiche di questa serie sono ben più profonde e ben più dolorose. E soprattutto estremamente condivisibili. In Baby Reindeer si racconta di quanto male siamo disposti a sopportare perché crediamo di meritarcelo. Perché non ci sentiamo degni di essere felici. E secondo me questa patologia, perché questa è una vera e propria malattia mentale, è letteralmente il male del secolo. Sono convinto che ognuno di noi, ovviamente con intensità diverse, si può tranquillamente ritrovare nel protagonista e nelle tematiche di Baby Reindeer. È un bene o un male? Ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Protagonista di Baby Reindeer è Donnie Dunn, aspirante stand-up comedian trasferitosi a Londra con l'obiettivo di fare carriera come autore comico. Ma la competizione è dura e Donnie non è proprio un comico nato. Quindi per pagarsi da vivere lavora in un pub. Proprio dietro al bancone del pub incontra Martha, una donna decisamente particolare. Donnie si accorge subito che in lei c'è qualcosa di strano, qualcosa di rotto e prova compassione per Martha. Decide quindi di essere gentile con lei, proprio per aver percepito un disagio in questa donna. Ma questa decisione si rivelerà presto una pessima decisione. Perché Martha, dal primo gesto di gentilezza di Donnie, cioè averle offerto una Diet Coke, non lo mollerà più, diventando una stalker ossessiva e potenzialmente molto pericolosa. Ma c'è un grosso ma in questa serie, perché soprattutto durante l'arco dei primi due o tre episodi, noi vediamo Donnie sopportare, accettare questo stalking, questa violenza di Martha, quasi senza reagire. Rimane inerme a tutte le sue invasioni di campo, le sue minacce, minacce anche fisiche. Donnie semplicemente non reagisce. Non la denuncia nemmeno e esattamente a metà serie scopriamo il perché di questa sua rassegnazione al peggio. Non vi faccio spoiler, anche se vabbè, la serie non è proprio di primo pelo, ma cercherò di rimanere sulla superficie dei concetti. Donnie, proprio in nome della sua ambizione di voler fare carriera come autore di commedie, è finito in una brutta situazione di abusi e violenze. Soprattutto violenze psicologiche. Donnie è vittima di un qualcuno più forte di lui, non solo mentalmente, ma anche socialmente. Donnie è stato vittima di qualcuno che ha la vita che vorrebbe Donnie. E come tutte le vittime, cade in quella terribile forma di depressione e autosabotaggio in cui si convince di meritarsi solo il male nella vita. Donnie infatti non sente di meritarsi l'amore di qualcuno, non sente di meritarsi il rispetto di qualcuno. Non sente nemmeno di meritarsi il successo come comedian. Se la gente non ride ai suoi spettacoli, per lui è normale. E proprio per questo sente che il personaggio di Martha, con la sua violenza, è perfettamente incastonata in questo disastro che è la sua vita. Come ho detto nel prologo del video, secondo me questa sensazione di autosabotaggio, al giorno d'oggi ce l'abbiamo un po' tutti. Ci metto la faccia, io sento di averla. Sotto controllo, ovviamente, ma non mi sento immune. Perché, in parte come Donnie, anche io per anni ho creduto che se non fossi riuscito a diventare uno scrittore, in particolare uno sceneggiatore,
non sarei mai potuto essere felice nella vita. E nei momenti peggiori di questa mia fissazione sono riuscito a sopportare delle situazioni estremamente tossiche e negative per la mia persona, semplicemente perché credevo di meritarmele. Perché dico che questo male è particolarmente diffuso nei nostri tempi? Perché ha un innesto accessibile a tutti 24 ore su 24, cioè i social. I social sono una finestra sulle vite degli altri, o meglio, sono una vetrina dove vedi solo quello che gli altri vogliono farti vedere. E nella maggior parte dei casi, guardando le pagine social degli altri, automaticamente crediamo che le loro vite siano incredibilmente più emozionanti, più belle e più ricche della nostra. Questa prassi quotidiana ha fatto ammalare il mondo intero. Convincersi di essere inferiori agli altri perché non si è riusciti a raggiungere un obiettivo che ci si era prefissati, per una grossa delusione professionale o amorosa, o per traumi ancora più gravi, crea un vuoto dentro di noi che cerchiamo di riempire con la prima cosa o persona che in quel momento sembra la soluzione a tutti i nostri problemi. E lo stalking nasce proprio da qui. Lo stalker vuole possedere la sua vittima, così come il cacciatore vuole possedere la sua preda. Ma mentre la caccia è uno sport, lo stalking è una malattia mentale che nasce da un vuoto che va riempito in qualunque modo. Per questo Donnie non riesce a reagire a Martha, perché sono diversi ma simili. Donnie vede in Martha quello che un giorno potrebbe diventare anche lui. E sta proprio qui, secondo me, la genialità di questa serie. Tra l'altro, prova del fatto che siamo tutti malati è la notizia che proprio dopo il successo della serie è partito lo stalking della stalker. Incuriositi dal fatto che Baby Reindeer sia in parte ispirato ad una storia vera, è partita la caccia alla vera Martha, costringendo il creatore della serie, cioè Richard Gadd, ad intervenire più volte a cercare di fermare questa follia collettiva. Gadd ha infatti dichiarato: se avessi voluto che venissero trovate le persone reali, avrei fatto un documentario. Ma evidentemente Gadd non aveva previsto che la maggioranza del suo pubblico sarebbe stata composta da potenziali Martha. Prima di passare alla birra, ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go. Baby Reindeer è una serie disponibile su Netflix. Non siete abbonati a Netflix perché pensate che costi troppo o perché siete già abbonati a troppi servizi streaming e non avete spazio per uno slot in più? Usate Gams Go, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Con pochissimi euro al mese potete abbonarvi a Netflix, Spotify per la musica o Disney Plus e risparmiare un sacco di soldi continuando a guardare i vostri film e le vostre serie preferite. Abbonarsi è facilissimo, andate su click in descrizione, scegliete la piattaforma a cui abbonarvi e mi raccomando, in fase di acquisto inserite il codice sconto Barley per avere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% in più sull'abbonamento a tutte le altre piattaforme. Si può fare! Iniziate a risparmiare con Gams Go, così avrete più soldi per bere le vostre birre preferite. Non abbinerò una specifica birra a Baby Reindeer, ma mi soffermerò su un particolare che, vabbè, io ho notato perché sono del settore, che però mi è molto piaciuto. Don, infatti, lavora in un pub dove si spina a pompa. Particolare non banale. Qui in Italia siamo abituati alla birra spinata con CO2, ovvero c'è una bombola di CO2 attaccata al tipico rubinetto con il beccuccio da cui esce la birra. Quando apriamo il rubinetto, la CO2 viene sparata all'interno del fusto dall'alto verso il basso e la CO2 spinge la birra fuori dal fusto dal basso verso l'alto, che passa nei tubi e arriva nel bicchiere. Tutto questo in pochissimi secondi. I tubi ovviamente sono raffreddati da una serpentina. Questo perché in Italia abbiamo una cultura birraia che deriva soprattutto da Austria e Germania, dove si bevono birre molto carbonate, molto fredde e molto schiumose. Nel Regno Unito invece si bevono birre poco carbonate, con pochissima schiuma, anzi a volte quasi assente, e si beve a temperatura ambiente, almeno così vuole la tradizione. E il metodo migliore per ottenere questo tipo di birra alla spina è la pompa inglese. Come funziona una pompa inglese? La pompa inglese non spinge fuori la birra dal fusto, ma la tira fuori dal fusto, creando un piccolo vuoto d'aria che letteralmente risucchia la birra dal fusto nei tubi e direttamente nel bicchiere, senza passare da serpentine raffreddanti. Durante questo tragitto la birra perde la sua carbonazione, quindi la frizzantezza, e viene
in gergo si dice rotta la schiuma, quindi la birra esce piatta. Perché questa tradizione di birre piatte? Perché il consumo pro capite di birra nel Regno Unito è di circa 427 pinte all'anno, poco più di una pinta al giorno. Quindi la birra inglese non deve gonfiare, quindi deve essere piatta. Dopo questa lezioncina sulla pompa inglese, che più volte si vede utilizzata da donne nella serie Baby Reindeer, torno alla serie Baby Reindeer per dirvi che è una visione molto molto consigliata. E mi raccomando, guardatela senza difese, perché potreste trovare degli spunti di riflessione su voi stessi davvero notevoli. È dalla versione di Barley tutto. Buona visione, buona autoanalisi, buona bevuta a pompa e non fermatevi alla prima.